Adesso, buongiorno. Buongiorno. Guarda costiera. No, guarda che sporcizia. Sì, non sì, certo, in ammollo, fanno lessi. Sì, 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 signora, ma tanto di oggi. Il contrino va bene ai scopi fiscali, ma siccome voi siete un ristorante, dovevate farvi fare la fattura, nella fattura inserire la provenienza, il lotto, ok? E la specie. In modo che avevamo una tracciabilità del prodotto ittico. Che cosa sono? Gamberi. Gamberi. Non, i gamberi devono rimanere dentro il proprio la scatola originale, dove c'è l'etichetta. Sì. Una volta scongelati, secondo le procedure dell'autocontrollo, ci deve essere un'etichetta quando sono stati scongelati e entro quanto tempo vanno consumati. È un riferimento del lotto, altrimenti anche questa non c'è tracciabilità di questo prodotto. Le collature di grasso. Sì. Eh? Lo vede? Vede quanto è sporco? Dov'è? Ecco, vedi la... Non c'è la riuscita. Pentole. Queste potrebbero comunque contaminare quello, il prodotto che voi andate a lavorare. Prodotti che sembrano che comunque, voglio dire, non so, la scadenza, sono anneriti. Ma l'abbiamo trovati all'interno delle celle frigorifere insieme agli altri prodotti destinati al consumo. Cioè, qui, se fate in questa maniera, aperti, c'è il rischio che vengono i topi qui dentro. I vostri? Sì. Prodotti lasciati a macerare nei propri liquidi. Verranno tutti messi sotto sequestro, perché non sono e quindi non idonei al consumo umano. Mazzacolle e gamberi. Dopo tale va bene. Verdura. Le altre erano mazzacolle, queste sono gamberi. Allora passiamo di qua. Il prodotto come si annerisce? Non è buono. Quando sono gelati. Quindi sono passati già 10 giorni. Comunque per... Senti. Gio, qui c'è da chiamare anche il laser. Sì. È quello. Buongiorno, squadra R2 Roma, operazione Metropoli. Ci occorre un numero di verbale amministrativo e di sequestro amministrativo, cortesemente. Vabbè, queste sono mazzancolle? Sì. Mazzancolle, ok. Va inserita l'etichettatura, un'etichetta dove è indicata gli estremi della fattura. Ma che mi dia un po' di qua? Ma tra l'altro, siamo stati fatti proprio. Questo è tonno. Naturalmente è tonno decongelato e ricongelato. Poi c'è il salmone. Questo è il tranci di salmone. Gira, è tracciato? No. Che è Trotru 26/28/6/2020. Due anni è scaduto questo. Prima. Quello da buttare. No, da buttare, è scaduto. Sì. Quello che cos'è? Riccio, okay. No, non lo so. 2020, scaduto. 2020, metti lì. Vai, prodotti scaduti, vai. Vabbè, canna e pesce. Cozze. Presente prodotto. Non tracciato. 2021. No, questo scaduto. È scaduto. Questo è scaduto. È scaduto. Questo è salmone fresco congelato. Sì. Scaduto. Giusto? Allora è intervenuta anche il zia io non... con noi e quindi è tutta roba leggera.